Buongiorno, buongiorno a tutte, buongiorno a tutti, come state, come va? Sono le 7.09 in questo istante, oggi è giovedì 7 novembre, siamo già Giove, una settimana. Che arriva dopo quel weekend lungo che un po' ci ha scombussolato tutti. Perché vedo facce di gente che dice: Sono stanchissimo, sono stanchissimo. Cioè, quanto male ci fanno le feste? In realtà, e questa è questa la verità. Cioè, quando, la settimana dopo, un, un giorno, perché poi in realtà abbiamo fatto un giorno di festa, non è che abbiamo fatto. Cioè, bast bastano 24 ore in più di festa, di relax, di possibilità di staccare e ce la portiamo avanti per tre settimane, no? È un po' come quando avevamo 20 anni che si poteva tranquillamente a tornare a casa alle 4 del mattino, farsi una doccia. E poi alle 6 già di nuovo in pista per andare a scuola dove cavolo se andava all'università oppure a lavorare. Um, provate a farlo adesso, anche solo provate ad andare a letto a mezzanotte e mezza. Già, cioè, dopo, dopo i 40 anni, qualcosa che boh, viene veramente, veramente complicato. Quindi uh, abbiamo ancora un giorno, Dai, poi dopodiché riusciamo a rallentare, a fermarci un attimino. Ma oggi appunto, è giovedì, e quindi oggi parleremo di teatro, ad esempio, che potrebbe essere una buona abitudine da prendere per fare qualcosa magari nelle serate in avvicinamento al weekend o nel weekend ad esempio 331 7853 555 questo è il nostro numero di whatsapp e potete usarlo per condividere con noi tutto quello che volete fare o che avete intenzione di fare o che avete fatto anche nei giorni scorsi ma noi siamo sempre qua pronti a prendere tutto quello che c'è con voi e adesso far Williams Freedom Farin Williams con Freedom alle 7 e 13 minuti qui su Crystal Radio Good Morning Milano 331 7853 555, il nostro numero di Whatsapp. Vado a leggere il WhatsApp di Alberto che dice Un buongiorno a te, Fabio. Alle ragazze relazioni, agli ascoltatori. Grazie mille. Siamo in attesa dello sciopero dei trasporti di domani. Molti stanno prendendo ferie. Anche perché, insomma, era stato annunciato con grande apprensione. Poi si è un attimo ridimensionata la situazione, ma comunque non sarà una giornata facile. Vado a leggere, infatti dal sito ATM il comunicato ufficiale eh, così che insomma, si possa fare chiarezza soprattutto sul discorso delle fasce di garanzia. Sciopero 8 novembre sono garantite in alcuni orari le metropolitane e solo alcune linee di superficie. Giovedì notte non sono invece garantiti i bus notturni perché lo sciopero inizia a mezzanotte di eh, cioè, stanotte, sta, sta stanotte, mezzanotte un minuto. Basta, sì. Questa sera, no? questa sera, mezzanotte minuto inizia lo sciopero. Quindi non ci saranno i bus notturni. Venerdì 8 novembre. Poi i sindacati FILT CGL, FIT CISL, Ultratrasporti, FISA CISAL EUGL, UGL FNA hanno proclamato uno sciopero dei trasporti pubblici locali a livello nazionale di 24 ore. Metropolitane sono garantite tutte le linee solo in alcuni orari. Ad esempio, cioè, non ad esempio, vi, faccio, vi dico quali. M1, M2, M3, M5 e la tratta M4 da San Cristoforo a San Babila sono garantite fino alle 8:45 e poi dalle 15 alle 18:00, okay? Quindi fino alle 8:45 le metropolitane vanno. E poi nel pomeriggio dalle 15 alle 18:00. Ad eccezione del tratto San Babila-Linate, che invece va tutto il giorno, ok? Quella lì va tutto il giorno. Invece, Bus, tram, filobus sono garantite solo alcune linee in alcuni orari, cioè gli orari sono sempre quelli, cioè prima delle 8:45 e dalle 15 alle 18. Quali sono le linee? 2, 3, 4, 9, 10, 12, 24. Per quanto riguarda i tram, gli autobus. 45, 54, 56, 57, 58, 60, 74, 81 e poi la 90, 91, 95, 98 ok? Questi sono garantiti solo ed esclusivamente. Queste linee che vi ho detto Do prima delle 8,45 eh, è difficile, eh? cioè, io lo sto leggendo. Pensate voi: prima dell'8.45 e poi dalle 15 alle 18. Bene, ok. Cosa succede poi nella sera? Nella notte, questa notte da no, questa notte ad esempio gli autobus 9091 i filobus 9091 vanno tranquillamente anche dopo la mezzanotte quando scatterà il venerdì perché abbiamo detto appunto sono garantiti i filobus 845 invece dopo l'una in realtà hanno messo così è più facile ancora capirlo non saranno garantiti i bus della rete notturna comprese anche le sostitutive di M1 M2, M3, M4 quindi già adesso inizia lo sciopero cioè già stasera inizia lo sciopero quindi state un attimo all'occhio cosa che invece appunto eh, dopo invece, domani, domani sera, dopo l'una invece ritornerà tutto regolare, saranno garantiti il 90-91 e tutti i bus da trottunne, comprese anche la NM1, NM2, nm 3 e NM4. Va bene? Poi, come sempre, mi piace ricordarvelo: eh, se volete andare a como, anche la funicolare di Brunate è eh, gestita da TM quindi garantito il servizio fino alle 8.30 del mattino, dopodiché, non, non, non c'è dato sapere. Non sarà una giornata facile, come ci dice anche Alberti, infatti è facile che molto, molti stanno già prendendo ferie o comunque sarà il tripudio dello smart working domani, eh, non sarà una giornata facile, noi comunque saremo qui per raccontarvela. A proposito... Eh, parlavo di weekend di weekend che mi voglio riposare tutto non posso perché perché sono ben contento di non riposarmi anzi sono ben contento di vedere tutti quanti i miei colleghi amici di crystal radio eh, perché ehm, sabato Sabato 9, 9 novembre, una maratona dalle 8 del mattino fino a tarda sera eh, si susseguiranno e ci susseguiremo eh, tutti noi speaker di Crystal Radio dietro al microfono, appunto dagli studi di Crystal Radio in via Ludovico al eh, Saremo appunto lì tutto il giorno, racconteremo la città. Tutto questo per ricordare i 35 anni della nostra associazione e i 40 anni di Crystal Radio. Insomma, sono 40 anni di trasmissione proprio quest'anno, 35 anni di associazione quindi di amici, di gente che eh, vuole eh, creare e vuole raccontare Milano, la musica, la città, le belle esperienze e tutto questo tramite il bellissimo mezzo che utilizziamo ogni mattina che è appunto la radio. Insomma questo sarà il nostro regalo a voi e speriamo magari appunto potete collegarvi quando volete ok? noi dalle 9 dalle 8 del mattino fino a sera siamo lì non mi ricordo neanche che ora ci sarò io ma non è importanza eh, l'importante anzi invece è appunto che vi colleghiate ci mandate anche lì 331 78 53 quello è il numero, ci mandate un messaggino dicendo anche oggi vi ascolto. Anche oggi tanti auguri, Christian Radio. E noi siamo ben contenti e ben felici. Sono molto contento, soprattutto perché se non ricordo male, dalla scaletta io eh, sarò in co-conduzione con il mio amico Ambrogio Curti. Quindi finalmente, invece di essere prima uno e poi l'altro e non riuscirci mai a vedere, finalmente saremo insieme e ce ne saranno delle belle. Ma sono bellissime anche tutte le altre ore, davvero un'intera giornata, una maratona radiofonica di staffetta al microfono. In diretta su Crystal Radio, in diretta dagli studi di via Ludovico Almoro su Crystal Radio 96.2 FM, DAL, l'applicazione, il sito, insomma, tutto questo. Tutto questo una lunga, lunga maratona radiofonica. Sabato, eh, mi raccomando, sabato mattina, cioè sabato tutto il giorno, sabato tutto il giorno. Carol G, si Testuberia con Ossido alle 7:22 minuti qui su Cristal Radio, ancora per raccontarvi un po' quello che leggiamo anche dai giornali, no? Ad esempio da Repubblica Milano che anche oggi, io adesso Federica Venni, abbiamo il suo numero di cellulare, lo so e adesso poi la chiameremo per, per chiedere se anche lei non si è stufata di una cosa di parlare dello stadio di San Siro cioè, ancora, io non ci posso credere siamo ancora lì a raccontarci dello stadio di San Siro, ma soprattutto beh, ridere a me fammi ridere i titoli che Ovviamente il bravo titolista di Repubblica deve usare perché sennò nessuno leggerà più questi articoli perché non ne potremo più, anzi, non ne possiamo più. Di parlare di stadio, come sarà il nuovo San Siro? Punto di domanda non lo so, non lo sappiamo, non lo sa nessuno. La risposta è questa: stadio da 70.000 posti, no, 70.000 sono diventati, va bene, eh, prima non 80, poi 60, poi 40, 70 eh, Qui la tombola, eh, stadio da 70.000 posti. con e qui, che, e qui che casca l'asino, anzi, qui che sca, casca l'attaccante: <ride> 13.000 posti premium. Sapete cosa vuol dire? che se già voi milanisti interisti siete, si può dire incazzati alle 7.33 del mattino, credo di sì credo. se già siete incazzati per i costi dei biglietti, ad esempio so che i milanisti sono strarrabbiati per i costi dei biglietti eh, delle, delle prossime partite perché sono veramente delle robe esorbitanti adesso abbiamo visto anche ieri, ma, ma non solo la Champions, perché ieri sera costi assurdi per Inter Arsenal, ma anche su altre situazioni Milan-Juve costi pazzeschi comunque se è già così Adesso che lo stadio è quello lì, povero Tapino Piccolino San Siro, bellino, bellino Picciò. Se è così adesso che non ci sono i 13.000 posti premium, vogliamo immaginare cosa sarà dopo? Perché non è che tu alzi i biglietti solo ai posti premium perché attenzione, non è questo, io faccio 13.000 posti premium che costano 500 euro l'uno e quindi gli altri li regalo, li do gratis perché tanto faccio i soldi lì, no ovviamente, ah vedi, do calmirati perché no, anzi, abbassando, questa è proprio economia, eh, prima lezione di economia in seconda elementare, <ride> cioè abbassando l'offerta, perché se io ho so 13.000 posti premium vuol dire che ce ne sono molti meno non premium, abbassando l'offerta posso alzare i prezzi anche di quelli perché la richiesta invece è molto alta. Quindi anche se abbasso il numero di. Cioè abbassando il numero di posti disponibili a prezzi tra virgolette e quindi virgolette ne servono veramente tante popolari. Aumento, comunque, eh, la, rich la richiesta è sempre in aumento perché comunque sono tanti quelli che arrivano dall'estero, quelli che vogliono dallo stadio, per non parlare degli abbonati, poi che quindi anche lì eh, bisognerà fare a pugni per avere un, un posto d'abbonato, no? Insomma, attenzione: che eh, io lo dico soprattutto ai tifosi che tanto spalleggiano a volte le proprie squadre, attenzione che qui poi va a finire che vedo. lo eh, sapete, ecco appunto. Prendete in saccoccia anche voi e quando prendi in saccoccia davvero perché poi è il vostro portafoglio che dovrà rispondere di, questa, di questo progetto. Comunque, ehm, per l'agenzia delle entrate il prezzo del pacchetto complessivo è di 197 milioni. Dopo le polemiche Sala ne parlerà lunedì appunto in Consiglio Comunale, quindi finalmente se ne parlerà in Consiglio Comunale, eh, questi appunto sono i vari progetti, si parte da questo prezzo appunto di 197 milioni che è quello compreso di tutte le aree intorno allo stadio, compreso lo stadio, che potrebbe essere quello appunto da, da valore catastale diciamo più o meno, nel senso. poi vorrei capire se, ecco, anche lì voi, avete mai comprato una casa davvero a valore catastale? No, perché a me sembra di no, cioè, sempre sempre molto molto più alti i valori. Edwin Collins, A Girl Like You, alle 7.36 minuti Crystal Radio, Good Morning Milano. Uh, oggi abbiamo qui in collegamento in con noi un direttore, il direttore del famoso giornale Il 18, perché appunto è uscito in questi giorni il nuovo numero del 18. E allora vogliamo sapere che cosa possiamo andare a leggere. Maurizio Mazzetti, buongiorno. Buongiorno Fabio, buongiorno agli ascoltatori. Allora Maurizio, dici un po', allora, da, da un paio di giorni appunto è disponibile il nuovo numero del 18, numero di novembre del il 18 e quindi che cosa ci aspetta dalle pagine del 18? Beh, ci aspetta in primo piano c'è il nuovo progetto per i, Marchio, per i Marchiondi, l'Istituto Marchiondi Spagliardi che si mm -hmm. trova a Baggio, che è un esempio di architettura eh, innovativa costruito negli anni 50. Era un, 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 un istituto per ragazzi disadattati, poi abbandonato nel tempo, uh -huh. adesso è, è fatiscente e il comune finalmente ha approvato un progetto per la ristrutturazione e verrà utilizzato come casa per gli studenti. Ah, okay. Speriamo che ci siano i fondi poi per fare il tutto. Giusto. Parliamo di questo in primo piano, ovviamente. Quindi, si perché... apre con questo, perfetto. perfetto. Poi, cos'altro cos troviamo sul punto 18 che ricordiamo essere il giornale di riferimento della zona, diciamo appunto Baggio sicuramente, ma un po' di tutto il Municipio 7 dell'Ovest milanese potremmo dire. L'Ovest milanese, sì, perché ricomprende anche il Settimo Milanese e, e Cisano ci Bosco okay. distribuito. La distribuzione adesso è abbastanza capillare su tutto il territorio dell'Ovest dell di Milano. Eh, che cos'altro poi troviamo appunto nelle vostre pagine di questo mese? Beh, poi abbiamo l'incontro che c'è stato in biblioteca Baggio mm -hmm. per eh, quei progetti di, di nuove costruzioni che sono adiacenti al Parco delle Cave che sono stati bloccati okay. dal, dai magistrati per... Okay. Eh, perché non rientravano nel piano regolatore, si è capito eh. che futuro ci sarà per queste aree, oppure no? Si è capito come andrà a finire Non, si sa, non si sa ancora, anche perché eh. bisogna anche salvaguardare chi ha comprato anche gli appartamenti, eh, se dovessero bloccare il tutto. Eh. Infatti, un bel, un bel problemone. E poi, 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 poi adesso sono curioso cos'altro. Perché insomma, io l'ho intravisto il numero. Eh, quante pagine sì. sono questo, questo mese? 30 pagine. Quante? Quante? 40, 40 pagine, insomma 40 pagine belle e piene soprattutto. Cos'altro sì, troviamo sì, sì. di interessante? Tutto ovviamente. Beh, cosa interessante, più... Poi si parla di Quinto Romano, okay. della biblioteca di Quinto Romano, della banda Hyperfaltrack che è stata in centro a Milano. Uh -huh. Poi c'è stata la notte bianca di Figino, come vedi sono tutte notizie della zona. Chiaro, chiaro. E, e poi si parla della della nuova destinazione del, degli immobili in Piazza Zabattari, la vecchia sede storica dell'Isotta Fraschini e dell'Italtella. Ah, ok. È stata rimessa a nuovo e quindi si parla, se c'è la storia, un po' dell'Isotta Fraschini. Ah, bene. Di erano le fabbriche di piazza Zavattari. Anzi, eh sì, era un polo po industriale importante quello, infatti. Adesso poi, esatto. Per, per noi sono quella... solo uffici adesso, in realtà era un polo industriale molto importante. Era molto importante, adesso è stato tutto. Ri... come sai, c'era l'edificio di Rezzo Piano, quello sì. che poi era la del sole 24 ore. Sì adesso hanno sistemato anche il vecchio edificio dell'Italtel. Sì, sì, sì. quello proprio che dà su Piazza Zavattari, per intenderci. L'hanno accorciato, ah, ah. credo, no? l'hanno tagliato un po', mi sembra aver visto anche. Sì, 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 sì. sì l'hanno accorciato. Va bene, e poi allora, insomma, ricordiamo un pochino anche appunto dove lo possiamo trovare, il 18, e dove, lo, dove lo, lo, lo non si compra, perché ricordiamo che poi è gratuito, è un free press, giusto, quindi... No, è distribuzione gratuita. Okay. Si, trova, si trova presso esercenti, edicole, tabaccai, eh, ristoratori del, del municipio 7, mm -hmm. praticamente copre tutta la zona, di, soprattutto di Baggio, poi copre la zona di San Siro, okay. Quarto Canino, Porto Romano, Pigino, Muggiano. Eh, poi, tutta la forza armata fino uh -huh. ad arrivare al, all'edicola di Mario Pagano. Ah, vedi, che, eh, fin, sì. la, fin laggiù, verrebbe da dire appunto. Fin no? laggiù, <ride> poi c'è il mercato di Piazza Wagner. Ah, bene, bene. Sì. Sì. In tutto, in tutto sì, questo, sì. Vi, vi do questa notizia: anche il panettiere di fianco al, al nostro studio ce l'ha. Cioè, lo so perché ecco. anche qui, quindi, anche in zona Via Novara è coperta appunto da, da più di un esercente. Sì, 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 anche la zona Via Novara da Poi più di un esercente, non, eh... Eh no, immagino, immagino. Ma volendo, so che ci si può anche abbonare. Giusto come funziona questa ci cosa? Si ci Si può anche abbonare. Costa 18 euro all'anno per 11 numeri. Lo mm -hmm. si riceve a casa unitamente a una cartolina storica di Milano. Mm -hmm. Eh, il costo è 18 euro. Come dicevo, oppure 25 se si vuole eh, fare socio, sosten l'abbonato sostenitore. sostenitore. Insomma, fare... io, mi auguro che ci siano tanti che vogliono sostenere l'informazione, appunto, eh, super locale che fanno i giornali di zona. Adesso, poi oggi stiamo parlando con, con te, Maurizio. Del 18, ma so che insomma c'è anche una bella rete dei giornali di zona di Milano, giusto? Sì, ci sono quattro giornali di zona sì, a Milano. Purtroppo sono rimasti solo quattro, non molti di più, eh. però coprono abbastanza tutto il territorio insomma. E soprattutto coprono quella nostra mancanza come cittadini, a volte, di conoscere e informarci su quello che succede davvero sotto casa. Sappiamo, sappiamo tutto sulle elezioni americane, sappiamo precisamente cosa hanno votato nella contea dello sperduto paese del Wisconsin, ma a volte magari poi ci perdiamo un progetto importante come quello del Marchiondi, o magari la rivalutazione, la riqualificazione delle nostre, delle nostre zone. Quindi insomma fate, esatto. fate un lavoro molto, molto importante. Poi non parliamo magari anche solo della zona, eh? parliamo anche in generale di Milano, per eh. esempio su questo numero ci sono i 60 anni della linea rossa. Eh, sì, appena, appena compiuto. Il impiuto. novembre del 64 è stata, è stata inaugurata. E ci sono i 60 anni del, del campo Kennedy, ah, che è stato costruito nel 64 anche quello, cioè ricordiamo anche questi due avvenimenti. Poi ci sono spazi dedicati... Alle, alle associazioni, noi diamo spazio alle associazioni per pubblicizzarsi, per farsi conoscere. No? Uh -huh. e, e poi segnalo anche un articolo sulla mostra che ha fatto Andrea Chierchi, famoso fotografo di Milano, che ha fatto una mostra interessante a Cesano Boscona e gli ha dedicato un articolo. Bene, bene, bene. Sì. Ci siamo anche visti amico, a quella mostra, infatti. Eravamo tutti liberi, insomma, sì, i, il visto. nostro amico siamo Andrea. Qui. Il nostro amico Andrea, insomma, ovviamente ci accomuna tutti quanti e le sue foto, da, da Milano che ci piace tanto, quindi insomma, è, era doveroso ed è stato bello esserci, um, Maurizio. Grazie mille. Allora, ricordiamo appunto, cercate in distribuzione il nuovo numero di novembre del 18. O poi magari fate anche un giro su, sul loro sito internet che potete anche fare la richiesta d'abbonamento e magari appunto eh, diventare sostenitori di questo importantissimo presidio di informazione nella nostra città. Maurizio grazie mille e buon lavoro allora. Grazie a voi e buona giornata a tutti. Grazie mille Maurizio Pazzetti direttore del 18 andiamo con un po' di musica poi torniamo qui ancora con tante altre informazioni anche dai giornali locali soprattutto dai giornali di zona. I, con, I pulp, i pulp, i pulp con Common People dal 1995. Eh, questa è quella musica che la metto, la metto apposta per farvi ballare, per farvi eh, picchiettare sul volante mentre guidate, per farvi sculettare ballando mentre camminate, per fare in modo davvero di darvi l'energia giusta per affrontare la giornata. Anche perché eh, devo farvi una domanda a cui tutti quanti fuggono durante gli ultimi mesi dell'anno, che è... Eh, scusa, cosa fai a Capodanno? Ecco, ve lo chiedo perché: Perché capodanno al forum di assago con Max Pezzali e eh, l'Onda Pezzali, l'Onda 883, l'Onda hanno ucciso l'uomo ragno. Continua, speciale di Capodanno che arriverà dopo 17 date sold out nei palazzetti programmate appunto per questo inverno. Con 180.000 biglietti venduti, che si aggiungono agli oltre 400.000 venduti nella prima tournée negli stadi del 2024 chiudiamo l'anno in bellezza, parola di Max Pezzali che ha annunciato sui social uno show senza precedenti a Milano per la sera del 31 dicembre, un capodanno con il botto e i fan sono già tutti in delirio. Eh, appunto, questo capodanno sarà in realtà una data aggiuntiva del tour eh, Max Forever, questo Forum non è un albergo eh, e saluterà quindi il 2024 con uno spettacolo pazzesco. Poi dalla mezzanotte in poi ci saranno i non posso dire così, i colleghi e gli amici di, di il DJ Time, eh, ma la cosa sconvolgente, nel senso che davvero questa operazione pezzale a 8-3 è qualcosa che secondo me neanche loro si immaginavano che esplodesse così. Anche se in realtà è iniziata appunto già due anni fa: col primo concerto, la reunion con Repeto Paola e Chiara sul palco del, del, dello stadio di San Siro a fare le coriste, come è stato al principio. Sono, eh, comunque a Milano il tour arriverà il 28-29. 30, adesso quindi anche 31 dicembre, il 3, il 4, il 5, il 7, l'8, il 9 e il 10 gennaio. Cioè, avete capito? Queste sono le date dei Max Pezzali a Milano. Sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 date praticamente attaccate. Sta fermo giusto l'1 e il 2, da quanto vedo. Sì, il 6, perché... Vabbè, però, cioè, il resto... 28, 29, 30 e il 31 dicembre. Grande festa fino a notte inoltrata appunto al Forum d'Assago per questo mega concerto di Max Pezzali, che insomma, vediamo appunto ormai sulla rampa eh, di lancio da ormai tantissimi anni, cioè quello che è sconvolgente. Cioè che forse ad un momento in cui appunto gli 83 Max Pezzali si erano, ma forse, ma forse, ma neanche. Eh? Io dico forse, ma forse non è stato neanche così: sembravano un pochino allontanandosi allontanando, dalla, dallo Starlet, beh, adesso sono praticamente i padroni indiscussi di tutto il movimento, appunto. Pezzali, 83 sono i padroni indiscussi di questo momento della scena eh, musicale. C'è poco da fare. Eh? Sì, sì. Beh, la serie ve la consiglio: è tutta disponibile perché sono uscite tutte le puntate, quindi è tutta disponibile su NAO. Potete andarvela a vedere lo consiglio sia ai fan degli 883 sia a quelli che non sono fan del 883 ma hanno vissuto quegli anni sia a quelli che magari hanno bisogno di sognare un po' ecco vi fa anche sognare ed è veramente, veramente fatta molto bene i complimenti eh, davvero a Stine Sibilla il um, regista ma anche colui che ha voluto fortemente questo progetto perché è davvero scritta bene e girata ancora meglio verrebbe da dire quindi complimenti a Max Pezzali anche per questa nuova trovata del. 31 dicembre il capodanno con Max Pezzali. E tu cosa fai a capodanno? Dai, scrivetecelo: 331 78 53 555. Sapete già cosa farete a capodanno? Ditecelo. 8 e 10 minuti, giovedì 7 novembre, di nuovo qui in diretta con Good Morning Milano. È giovedì, ovviamente, cerchiamo di far diventare una cosa molto bella la nostra abitudine. Sto parlando dell'abitudine del teatro con Tamara Malleo. Buongiorno Tamara! Buongiorno Fabio, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Good Morning Milano e di Cristal Radio. Allora, oggi... Dove io... ci porti oggi? <ride> oggi abbiamo... Tre proposte molto diverse fra loro e in luoghi molto diversi. Allora mm. andiamo da eh, Zia, zona indipendente artistica. Ah, pensavo da tua Zia, fa... pensavo ci potessi a tua Zia. No, <ride> no. no ok. Eh, zona indipendente artistica che si trova in via Francesco De Santis. Mm. Eh, si può raggiungere con il tram 15 o il 3 e si scende in viale. Mm, mm, cermenate. Okay. Eh, o se no, si può prendere la metropolitana fermata a Biategrasso Grasso e sono dieci minuti a piedi, più o uh -huh. meno per raggiungere, eh, appunto, la zona indipendente artistica. E qua ci sarà il 9 e il 10, quindi sabato e domenica, Gray Balt. È un, uno spettacolo che parte. Dal uh, romanzo uh, di uh, Dorian Gray famosissimo, per poi fare una riflessione sulla giovinezza e sulla uh, uh, gerascofobia, che okay. è un termine per indicare una particolare forma di fobia riguardo l'invecchiare e il trascorrere del tempo, quindi chiaramente il tema è, è il tempo che scorre e tutte le paure. Sono legate a questo scorrere del tempo e alla nostra incapacità, forse anche data da una società che ci vuole sempre, eh, diciamo così, sempre non solo giovani, ma sempre molto eh, pronti, eh, sempre molto perfetti, in qualche modo, e, e, e la vecchiaia non viene considerata tale, diciamo così, quindi anche il, il, lo spettacolo parte dalla storia di questo. Gray di questo Dorian contemporaneo che il giorno del suo trentesimo compleanno scopre di avere un capello bianco uh, e da qua diciamo così inizia tutto un percorso che insomma lo porterà a delle riflessioni e forse a una esasperazione, una esagerazione ma lo scoprirete solo andando bene, a bene, vedere bene. a teatro appunto Balt eh, scusate ehm, Gray che ehm, è portato in scena dalla compagnia Balt formata da Alessandro Barestrieri e Francesco Altilio, che sono anche i drammaturghi e l'interprete di questo spettacolo. Quindi zia, appunto il posto è zia, zona indipendente artistica, che si trova eh, in zona Viale Mecenate, quindi <coughs> eh, metropolitana verde. Sì, per me è una Poi ci spostiamo invece in zona isola. Uh -huh. dove parliamo di zona K che forse non abbiamo mai parlato è oh, perché... nuovo questo eh sì, <coughs> è un luogo dove <coughs> molte eh, realtà artistiche eh, si propongono soprattutto per eh, spettacoli in forma di studio performance eh, insomma um, diciamo così un teatro che eh, si apre a forme di condivisione che non sono solo prettamente prosa e in questo caso eh, è la performance che vi propongo è quella di eh, Simon Sen eh, che è un artista svizzero eh, lo spettacolo è uno spettacolo in lingua francese e inglese con i sovratitoli in italiano che può spaventare ma in realtà sì, io devo dire sì devo dire spaventa ma in realtà invece io ho visto molti spettacoli sovratitolati e okay. spesso non serve neanche, nel senso della sovratitolazione, perché il teatro ti porta comunque dentro quel, mm. quella storia, quel meccanismo in cui poi, diciamo così, ti fai prendere dalla, dalla situazione e comunque loro mettono a disposizione tutte le condizioni per poter comprendere appieno lo spettacolo. Eh, in questa praticamente è una conferenza digitale. E quindi una performance molto particolare che vuole ehm, diciamo così che si sviluppa come dimostrazione e confessione in cui appunto il videographer che è Simon Sen dimostra che il mondo virtuale e il mondo reale non sono così in opposizione ma che spesso invece possono entrare in connessione molto forte ehm, l'esperienza di Simon Sen è quella di aver acquistato online la replica digitale di un corpo femminile okay. e l'ha portata in vita con i sensori attraverso quindi un visore e, e quindi da quello è poi emersa una riflessione sulla eh, su, sul genere quindi sulla propria scelta del genere e, e ha discusso addirittura con eh, la lei diciamo così digitale che ha dato l'identità creando una relazione reale diciamo così tra il suo Diciamo così, tra questa realtà digitale e lui stesso. Quindi ha un progetto che mette realtà digitale e realtà reale in forte connessione, ma poi genera anche tutta una riflessione sul disturbo di genere e sulla riflessione sul genere. Quindi ha uno spettacolo molto particolare, sicuramente, eh, però Zona K propone eh, appunto delle, mh, dei percorsi artistici eh, che non sono usuali, diciamo così. Quindi secondo me ah, eh, scusate, non l'ho detto, zona K si trova in zona isola, uh -huh. quindi sia con la metropolitana eh, gialla Zara sia con la metropolitana viola isola, e sia mi sembra anche con la verde gioia. Sì, no. beh, anche Garibaldi in realtà c'è l'uscita sul retro che finisce esatto. la isola. Quindi, quindi in realtà scuola. è veramente raggiungibile sì, 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 con sì. tutti i mezzi possibili. Ciò che una volta era isola, adesso non è più isolato, ecco. Cioè, no, esatto, <ride> assolutamente. Quindi uh, io vi comunque vi consiglio di provare a vedere il programma di, di Zona K, perché è un programma veramente molto ricco. Zona risuone. K, ok, Zona adesso K ce lo segniamo questo. E propone comunque delle realtà e delle compagnie anche che appunto vogliono provare nuove strade, quindi mm -hmm. in qualche modo anche per noi, <ride> spettatori e spettatrici, è un modo per provare altre visioni al di fuori di quelle a cui siamo noi abituati. Io invece per come ter terza proposta sì. ti propongo invece una cosa molto classica che è un musical La febbre ah. del Sera, che è al Teatro Nazionale eh, si trova in piazza Piemonte, sì? quindi raggiungibilissimo con la metropolitana rossa fermata Wagner, o il e... 16. Ti do anche questa cosa, il 16 esatto. fermato davanti ferma. <ride> E anche con il 16: eh, e La febbre del sabato sera è un grande, ehm, appunto, un grande classe. Un film eh, che tutti noi conosciamo e che in questo caso la compagnia dell'arancia ha voluto portare in una nuova produzione con la regia di Mauro Simone, che è un regista di musical italiano molto eh, conosciuto. Eh, è un, uno spettacolo che eh, il regista stesso che appunto um, ha partecipato anche al progetto e alla sua nascita ha voluto che molte canzoni rimanessero in versione originale, quindi in inglese, proprio perché da noi tutti conosciute e insomma, portate alla, alla, alla notorietà, e invece alcune sono state tradotte, come succede spesso in Italia, in italiano per permettere al pubblico di avere una, una comprensione maggiore del, del testo stesso. È uno spettacolo appunto molto diciamo vivace, con delle note però anche emotive, eh, drammatiche, come, come il film stesso ci ha raccontato. E, è chiaro che è un film ambientato negli anni 70, ma che in qualche modo ci riporta mh, attraverso la rivisitazione di Mauro Simone in una realtà comunque contemporanea e eh, eh, si racconta di giovani ragazzi che desiderano cambiare la propria vita attraverso eh, dei sogni, delle ambizioni che nutrono, in questo caso nei confronti della danza, ma eh, questo è un discorso che si può applicare poi in, in vari ambiti. Quindi la febbre del sabato sera, che peraltro ha una lunghissima tinitura, perché rimane fino al 6 gennaio. Quindi abbiamo ah, grande possibilità di andarlo a vedere in tutte le, diciamo così, le settimane da qua al 6 gennaio. Al 6 gennaio ci sono e... le male, sì, infatti. Anzi, esatto. può rispondere alla domanda cosa fai a Capodanno sai che è sempre quella domanda infatti, no? sai che per andare a teatro a Capodanno è sempre un buon infatti, modo di infatti. iniziare l'anno quindi infatti. assolutamente anche il musical fatto. questa mattina nella nostra abitudine del yeah, teatro con Tamara Malleo <ride> vedi Tamara tu e che dici dico... sempre io mi ricordo sempre che una volta hai detto che sei una spettatrice noiosa hai detto una cosa del genere hai detto ecco Beh, non, no, è niente... non, non, non è per niente triste. eh? no, no triste, triste triste hai detto non è, è vero io non rido molto agli stati, non è vero scusa ridere è un grande Grande successo per, per, lo Vedi? per lo spettacolo e invece ti scopriamo in anche spettatrice ballerina. Forse con, con questo ultima eh, no, no, no. no. Però okay. i musical, comunque, secondo me, sono diciamo così: i musical italiani hanno delle caratteristiche proprie e non sono esattamente i musical eh, inglesi o italiani, però hanno una loro storia. E la compagnia dell'Arancia è sicuramente una compagnia che ha tradizionalmente portato in Italia la commedia musicale e il musical poi nel corso del tempo, insomma, e quindi è molto tecnica. Sì, sì, prima. è un musical, è, 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 è qualcosa che è esploso magari dopo rispetto appunto ad altre generazioni, come dicevi te, ma poi ha preso subito il pubblico italiano, si è subito appassionato a, que sì. a quel genere, quindi insomma... Sì, sì, poi vabbè, le, le, appunto, le, le, le storie sono molto diverse, cioè ci sono spettacoli come Grise, che è un grande classico del musical, poi ci sono insomma, musical che portano... Delle novità, chiaro, chiaro, e chiaro. In questo caso, la febbre del sabato sera è un po' un classico, un po un classico del, bene, esatto. del film musicale. Però... Non possiamo non nominarlo. Dominiamo allora il grande musical di cui tutti stiamo pensando in questo momento: il non-musical supermarket. Dai, è quello. Sì, vero, sai, vero, che però... io, sai che io su quello per me è proprio il top del non musical che quindi diventa musical. Mi cioè ha proprio... assolutamente, anche se in realtà, secondo me, non è esattamente un musical, ma c'ha anche degli elementi. No, no, infatti, lui, lui lo definisce il non musical. Infatti. Esatto. Lui stesso, sì. l'ho adorato, adorato, adorato tantissimo. E spero sì. che prima o poi lo venga rimesso in cartellone, perché sarebbe per la quinta volta andarlo a vedere, ma sono sarei molto contento di rivederlo. andiamo vero, insieme, andiamo insieme, Tamara. Ti, ti invito ad andare a vedere Supermarket insieme quando lo rifanno, va bene. Bene. Tamara invece eh, invitaci a uh, seguirti dove e come Allora grazie Fabio sei sempre molto gentile eh, il venerdì alle 15.30 su Milano canale 191 del Digitale Teatro Mania e replica il lunedì alle 23.30 su Antenna 3 canale 11 e allora tutto questo è l'approfondimento appunto di Tamar, che qui insomma ci dai tre idee, tre spunti così, ma poi so che insomma dentro Tatomania vai molto più nel profondo, intervisti anche, degli giusto? In approfondimenti molto più eh. diciamo anche su spettacoli che si vedono nelle prossime settimane, infatti la prossima settimana voglio raccontarti uno spettacolo che è una chicca un uh. spettacolo molto particolare eh, sul tema della purificazione. Urca. Ma ne ah, vabbè, no. <ride> Tamara Meleo, anche eh, creatrice di Hype in questo momento, quindi riesce anche a farla vedere quanto è brava. Beh, e infatti, eh, e sì. infatti ce la siamo accaparata noi. Grazie <ride> mille Tamara, buona giornata. Grazie, Fabio. Ciao, buona giornata a voi. Ci si vede a teatro, l'abitudine del teatro, grazie mille. A Tabara Valleo Continuiamo con un po' di musica, e poi ho già visto arrivare i nostri ospiti, quindi fra poco qui in diretta su Cristal Radio i nostri ospiti. Eh, vedo già al di del vetro, quindi si parla di musica quest'oggi, eh. Ciao, a fra poco. Amy Winehouse back to black, eh, e lo devo dire sempre, ci ha lasciato troppo, troppo presto quanto ci manca Amy Winehouse. Diamo il benvenuto invece al nostro ospite di oggi, parliamo di musica, parliamo di arte, parliamo di industria musicale, poi capiremo perché. Buongiorno a Itan! Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutte. Allora, Itan, abbiamo un minuto prima della pubblicità, quindi ti chiedo carta d'identità di Itan, presentiamo Itan, chi Oddio, è Itan? Ci sono troppe cose da dire, <ride> ogni volta come carta d'identità è un po' difficile, Mai, sono un giovane artista. C'è ma con Debbie se vuoi. Bene. Sì, esatto, sono un giovane artista e... sono basato a Milano ma sono di Firenze e metà brasiliano oh. quindi mio papà è brasiliano sì e niente sto facendo sto lavorando al mio ultimo progetto in realtà che uscirà da gennaio in poi e il primo singolo lo rilascerò a fine novembre e niente direi un mix di cose tra sound boh, un po' sperimentale comunque pop però e questa tua provenienza Toscano-Caraibica, Carioca scusa, Toscano-Carioca toscano -carioca, sì. eh, si risente nella tua musica, senti più il Toscano o Carioca? Senta. Allora nell'accento mentre parlo secondo me si sente più il Toscano <ride> okay. che l'influenza brasiliana, però sì si sente molto in realtà, soprattutto in quest'ultimo progetto diciamo ho lasciato un po' più spazio anche alla parte del, eh, delle mie radici, quindi il Brasile, il baile funk, eh, tutto quello che proviene un po' da là ma noi ti abbiamo chiamato qui perché qualche settimana fa hai fatto un post che velocemente, proprio dopo, lo entriamo nel particolare. Cos'è che dicevi in poche parole? Insomma, eh, questo mondo dell'industria musicale... Sì, vorrei è... lasciare, c'era cioè, un po' una presa secondo me di coscienza, di consapevolezza rispetto a quello che tutti gli artisti, soprattutto emergenti, ma credo anche ehm, un po' in generale nell'industria, mi piacerebbe che ci fosse un po' più... Libertà di sperimentare, libertà di espressione mm, rispetto a inserirsi. Bene, bene. Quello che io chiamo l'effetto X, x Factor entrano che sono una cosa, escono che sono un'altra volta. Sì. E perché succede? Beh, magari ne parliamo dopo, appunto, qui sì. con Itan. Fra pochissimo, è eh, qua. E questo ragali con niente panico. 8 e 35 minuti Crystal Radio 96.2 FM, ve lo ricordo sempre, poi sul DAB, Plus e poi anche sull'applicazione per iOS Android e sul sito internet. Quindi non scappate, siamo sempre con voi. Come qui con noi, Itan, invece, appunto, stiamo parlando di eh, musica, musica, emergente, ma anche lì emergente. Però, insomma, tu non è da ieri che inizia che suoni, cioè è un bel po'. No, ormai, non no? è da ieri, intendo emergente in quanto. Eh, infatti, non, ha... senso... <ride> non, ha... non famoso. Artista, eh, diciamo. infatti, però ma questa cosa che dobbiamo però sempre che chiamare emergenti è che... eh, bravissima. Sì, no, esatto. Infatti, cioè, nel senso che ormai tu, anche che mi sei già emerso, galleggi bene. Poi dopo, vabbè, sì. magari, galleggio, vabbè. Galleggio, eh, galleggio, galleggio bene, è un'altra <ride> un cosa. L'industria musicale è una macchina veloce, inevitabile e frenetica che vede tutti noi artisti piegare la testa e adattarsi per vendere. Spesso facendoci dubitare della, della nostra stessa uh, pura espressione artistica, quella senza filtri o limitazioni così inizia un post che tu hai messo su Instagram che ha generato Instagram, un sacco di panico sì. che ha generato appunto <ride> niente panico no questo l'ha generato sì. no ma ha generato anche un po' secondo me di consapevolezza e di gruppo che seguendo la tesi è anche un po' unice sì Insomma, di riflessione in qualche modo una discussione partita no? sì, l'hai no. detto anche in maniera pacata non è che hai detto c'è niente di che poi hai detto forse non so perché no, per non come, non perché, perché l'hai detto in, cioè, in realtà non c'è niente che non sia palese nel senso okay. alla fine non ho raccontato niente di nuovo io credo solamente che in quanto appunto artista emergente e ehm, artista ormai che un po' cioè sono qua a Milano da un po' di tempo e comunque mi confronto spesso anche con altri mh, colleghi artisti emergenti nonna, e mi rendo conto che è sempre in qualche modo una costante un po' nella, nella vita artistica di, tutti, di tutte le persone che conosco il fatto di sentirsi un po' in qualche modo eh, limitati dal fatto di dover vendere, il fatto che ci sono delle scadenze, è vero che è un po' la vita di tutti, di tutti a prescindere da, da che tipo di lavoro tu faccia, però ehm, mi dispiace a volte vedere che mh, manca un po' di libertà in termini proprio, cioè di fare qualcosa solamente per il gusto di, di farlo, perché ci piace farlo e soprattutto perché Tanti artisti hanno degli ascolti, hanno delle reference, hanno dei mondi visivi, mondi eh, estetici, musicali, molto diversi rispetto a quelli che vendono. Io poi parlo, eh, okay. questo, parlo nel mio caso, nel senso io. Ma eh, eh, in portaci in questo mondo, quali sono le reference, questi mondi che hai Ma In realtà io, ascolto, io in realtà ascolto tantissima musica diversa perché mio papà è brasiliano, quindi ho sempre ascoltato moltissima musica brasiliana. Vabbè, adesso sono appassionato di Anitta, quindi è una delle mie artiste preferite. Lei ha portato il baile funk diciamo fuori dal Brasile quindi eh, che è un genere appunto che era solamente circoscritto in qualche modo al Brasile e invece lei è riuscita a portarlo tra l'altro anche con l'ultimo singolo con The Weeknd proprio un top global 10 quindi il fatto che lei sia rimasta esattamente fedele a ciò che era quando era ovviamente più piccola e emergente e sia riuscita a portarlo fuori secondo me è un grande insegnamento per, um, per tante realtà anche qua italiane e in generale europee. Credo che comunque nel resto d'Europa ci sia un, leggermente forse più libertà di eh, espressione e credo um, soprattutto nella scena underground, ma non solo. Eh, e mi piacerebbe che in qualche modo questa, questa consapevolezza, questa um, voglia di espandere un po'... I confini noi ce l'abbiamo in Italia in realtà e abbiamo anche moltissimi artisti validi secondo me e ci sono un sacco di persone che fanno delle cose molto belle che a mio avviso dovrebbero avere semplicemente un po' più risonanza e eh, quello no Però poi la risonanza ci richiede per... di essere invece un po' più mainstream a volte no? esatto, esatto e quindi è un gatto che siamo che... la coda come eh sì, funziona io eh? credo che ci sia comunque un modo per essere in qualche modo mainstream ma pur sempre portando eh, la nostra identità e che mainstream non significa necessariamente cancellare o dover è chiaro che esistono dei filtri magari dei contenitori per cercare di vendere radio poi dipende sempre in che posizione eh, ci vogliamo inserire cioè che tipo di posizionamento vuoi avere sull'industria però in generale esistono tanti artisti mi viene in mente Rosalia banalmente che è un artista ovviamente mainstream ma poi stiamo parlando di grandi nomi ma ehm, tutti gli artisti secondo me che hanno mantenuto un'identità forte e che hanno un po' preso ehm, eh, diciamo sono rimasti fedeli alla loro anche alle loro tradizioni ma hanno semplicemente reso quello fluibile anche ad altre persone che non avevano quei tipi di ascolti ehm, è un grande goal secondo me quello, sarebbe un po' il punto dove mi piacerebbe arrivare tra un paio di anni, non credo di esserci ancora arrivato e non so neanche se ci arriverò mai, però credo che sia un po' la direzione giusta per stare bene con noi stessi perché poi questo tipo di lavoro lo facciamo in primis per stare Prima, prima appunto, ci hai ricordato appunto che tu non sei di Milano, arrivi da Firenze, arrivi sì, da un sente, come si, ma non ne, è neanche tanto, dai, devo dire no. no Qu detto... Quel che basta, sì, quel, quel che quel basta. giusto che basta, sì. QB, QB. Ehm, com'è, però Milano? Allora, visto che siamo con di Milano, devo farti questa domanda: com'è Milano? Come ti ha accolto? e cosa ti aspettavi di trovare, cosa invece hai trovato? Allora, sono arrivato a Milano più o meno 4 anni fa, 3 anni e mezzo fa. Quindi, diciamo, la mia percezione. Di Milano è cambiata un po' con il tempo, nel senso all'inizio ero molto entusiasta di essere qua, di, avere, cioè, di vedere qualcosa di nuovo, poi Firenze è una realtà completamente diversa, quindi eh, era ovviamente tutto nuovo e poi con il tempo secondo me come ogni grande città in qualche modo mi sono, mi sono un po' ambientato ho iniziato a percepire che non è poi così tanto diverso alla fine ci sono delle cose che mi riportano molto a casa quindi eh, oggi la sento abbastanza a casa nonostante non, non, mi, non, non credo che il mio tempo qua sia infinito nel senso mi piacerebbe proprio dedicare del tempo anche eh, a me stesso da altre parti non so scoprirmi da altre parti nel mondo se laddove appunto ne eh, avrò modo di poterlo fare però è sicuramente la città più adatta per e eh, infatti in è ancora modo. Insomma, è una cosa che succede da tanti anni no quella di dire vado a Milano per cercare di ancora così cioè in Italia se vuoi fare musica la devi fare a Milano no non credo che in Italia per fare musica Debba necessariamente essere qua, ovviamente qua ci sono. Cioè alla fine, il music industry, che era quello un po' di cui stiamo parlando. Eh, parte da qua, quindi le label, diciamo, tutte sono tutti un po' based qua, e anche il fatto eh, che ci siano tantissimi artisti che vivono qua. Il fatto che tanti produttori con cui lavoro, poi alla fine stanno qua, diciamo, ti facilita e ti aiuta il, mh, la connessione tra persone. Però io. Ho lavorato e lavoro, diciamo, mh, con tantissime persone anche di fuori, fuori dall'Italia. Eh, artisti che non sono qua necessariamente a Milano quindi non credo che per fare della bella musica debba chiaro, essere a Milano chiaro, Anzi, chiaro, chiaro. allora l'hai nominato prima se mi hai visto un po' distratto e perché finalmente l'ho trovato in archivio e l'ho messo hai parlato di The Weeknd e Anita allora ce l'ascoltiamo no? San Paolo, eh, San Paolo The, <ride> the Weeknd e Anita con Sao Paolo qui alle 8.42 minuti su Crystal Radio grazie a Itan. che appunto ci ha suggerito questa suggestione e ascolto quindi insomma, ascoltiamocelo bene The Weeknd con Anita The Weekend con Anita Sao Paolo, eh, oh, è un grande inizio. Questo eh? per le 8 di mattina mi eh sì, tira, tira giù dal letto. Io devo farlo, <ride> devo farlo perché so che voi che siete in ascolto avete bisogno di questa spinta. Perché insomma, sono qua la, la giornata non è facile. Iniziare, allora, parte, sì. anzi, cosa me, la, me la metto tra i preferiti adesso? Quando devo sì, dare la sono... carica, penso a Itan e al suo suggerimento. Grazie. Sì. Anzi, Itan, uh, che appunto sei, sei proprio in studio in questi giorni? Sei già pronto per gennaio? Stai sì. già scrivendo? No. Sì. Sì, non è scritto no. ma è già scritto. Immagino. Sì, scritto, abbiamo scritto la basta okay. No, in realtà adesso stiamo preparando un paio di date. Il 22, il 23 e il 21 novembre sono qua a Milano. Il 23 okay. in apertura a un artista francese, la Kilov. Il 22 al Basel, che Se volete venire. Uh -huh. Alla capsula. E il 21 per Rocol, è un evento. Quindi ah, okay. niente, abbiamo queste tre date. Poi da gennaio in poi quando uscirà il progetto. Spero di suonare un po' a giro a Milano fuori. Com'è com suonare a Milano? No, è figo in realtà, a me piace sì? molto, eh. sì, è bello in generale suonare in Italia secondo me, cioè ci sono dei posti veramente molto accoglienti. Ma quindi... sta, ecco, sta tornando, insomma cioè, tu non lo puoi sapere, magari per... Nel senso, Noi la mia generazione a un certo punto si è trovata un po' orfana Dei posti dove suonare, sì. non sappiamo più come fare, tutti quelli di noi che avevano un gruppetto così hanno dovuto anche molti abbandonare nonostante il talento ci fosse, perché era difficile proprio uscire, a... non c'erano ancora i social, quindi è anche difficile farsi conoscere se sì. non dal vivo e quindi... Invece, dal vivi i luoghi non c'erano. Adesso, nonostante i social ormai appunto, siano ovunque, eh, ci sono anche luoghi? Sì, secondo, me, esserci... sì, secondo me, soprattutto dopo cioè, il Covid, ovviamente ha distrutto abbastanza la vibe, in tanti posti purtroppo ci hanno chiuso però. Credo che adesso le persone proprio necessitino questa ah. voglia di ritornare live, le persone sono un po' stanche. Secondo me, io in primis di guardare solamente <ride> i social e sì, di fluire diciamo, nella musica solo in modo eh, virtuale. Quindi è bello tornare a stare proprio insieme. Insomma, questa persone. paura che ormai, si, soprattutto la gentilezza e così, finisse solo dietro uno schermo e viene quasi a pensare che in realtà si stanno auto-decidendo di, di non rimanere lì dietro. Cioè, questi schermi ormai hanno un po' stufato, sì, hanno stufato, quindi io parlo cioè, spesso anche ieri in terapia, la mia terapeuta stessa mi ha detto: no, ho un po' eh, smesso perché sono, sono stanca dei social. Io anche persone anche più piccole di me, quindi sentono. Quindi, credo diverse fasce di età sono abbastanza stanche di, di, so, di vivere solamente sugli schermi. È un po' noioso, secondo me, a un certo punto. È bello sperimentare anche dal vivo, conoscere. Eh, hai detto sperimentare. Quanto dobbiamo aspettarci di sperimentazione eh, in questo, questo progetto? Questo lavoro è abbastanza diciamo che continuo comunque a pensare che sia eh, un progetto pop. Come dicevo prima, io eh, ho avuto anche l'opportunità e la fortuna in realtà, nonostante abbia scritto quel post là, parlavo un po' in generale, però la mia realtà a Carosello Records mi ha dato molta libertà e mi supporta molto nel, nel lavoro che sto facendo, ma a prescindere un po' nel mio percorso ho iniziato a lavorare con loro due anni e mezzo fa più o meno e, diciamo c'è stata un'evoluzione tra quello che facevo prima di entrare con loro di firmare insieme a Carosello e durante il processo con loro e anche le cose che usciranno nuove eh, ho avuto molto modo di confrontarmi modo di sbagliare modo, cioè, ci siamo dati la mano insieme a vicenda siamo ah, andati beh, avanti è Quindi, questo è molto importante soprattutto, cioè, che ci sia soprattutto un pezzo oggi. di industria che possa invece fare del bene sì, insomma, io siamo sono contenti nel senso. di essere rappresentato da, insomma da qualcuno che riesce a darmi anche la libertà lo spazio di poterlo fare in un modo sano che sia in qualche modo che risuoni con yeah, me. Yeah, no? yeah, Poi yeah. Yeah. Eh, per cui se sì, questo disco a prescindere sta, sarà un po' contaminato da tante cose diverse non direi che è un disco sperimentale però c'è un po' di sperimentazione un po' di sperimentazione perché mi metto anche nei panni di, eh, del signor Carosello che eh, vede arrivare i vari italian e dice oddio questo qui adesso devo, devo roginarlo un po' perché se no non so più dove fermarlo perché poi il problema, sì. no, il no, problema con voi artisti è questo è vero <ride> ci sono troppi impulsi <ride> troppi stimoli e poi soprattutto io che cambio idea ogni 5 minuti perché ho troppe eh. sì no è giusto essere anche però la no, è bella l'immagine del Prendersi per mano e insieme sì, andare essere a essere accompagnati eh. in qualche modo, sì, rappresentati da ah, ma che a questo punto poi tu, tu accompagni qualcuno e qualcuno accompagna te, quindi a quel punto insomma è molto più sì, è interessante anche lo scambio. ricordaci bene le date, però, perché so, siamo quasi in chiusura, ma io vorrei sì. che appunto ci ricordassi bene invece dove possiamo venire a sentirti allora, e 21... anche appunto, che cosa potremmo sentire, sì, 21 a ROCOL e il 22 il, al, al eh, il 22 Base, a line check, alla capsula e il 23 di novembre al circolo Magnolia all'apertura di Lucky Love, che è un artista francese. Mm -hmm. e poi il 29 di novembre, quindi una settimana dopo più o meno, esce un singolo. Si può sapere cioè, diciamo, il titolo? Oppure non è sì, Si può dire dai: Tiblisi, ah, Tiblisi. Ma... Sì, non l'ho ancora annunciato, quindi siete i primissimi a uh, eh, sì. Ma come mai una, una, una influenza georgiana? Oppure no, non c'è una cento... storia, diciamo, ah, okay. con, uh, con il titolo in qualche modo. Ah. Ah, sì, bene, poi bene. si capirà un po' meglio durante sei mai stato a Tbilisi? no in realtà okay. no questa te lo consiglio è uh, sì. una bella città sì, però è, diciamo è <ride> nella mia ok bene bene bene. Sì, top 10 sì. eh, speriamo che anche questa anche la canzone possa entrare mai in qualche top 10 a questo punto sì, no? speriamo ah, che non sì. rimanga solo no, un po' più però... solo Tbilisi nella tua top 10 dei posti dove andare ma che Tbilisi vediamo. la canzone possa entrare mai nella top 10 di qualcuno di qualcuno vediamo. di qualcosa andrebbe di... bene comunque in qualche in playlist sono... no quello sicuramente sono sono Contento un po' di, de, del fatto che sia questo il pezzo che annuncerà il progetto nuovo e da gennaio in poi uscirà tutto. l'EP. Quanti pezzi hai pronti? Cioè, quanti pezzi sarà il progetto? Abbiamo 8-9 pezzi, in realtà, poi saranno mm -hmm. divisi in due parti. Quindi okay. probabilmente da gennaio ne uscirà una parte. E mh, dobbiamo ancora capire esattamente, probabilmente sarà aprile la seconda parte di lancio. E... c'è anche tanta programmazione, da quanto ho capito. Nel no, che appunto non è noi qui, pensiamo che tu piglia anche internet, Poi in realtà <ride> il lavoro più difficile è proprio eh, programmare prima e organizzare tutto non e non perdere la sanità mentale nel frattempo questo è proprio eh beh, che, che, che non è, da, non è un po' da poco quando sei emergente immaginati quando sei big sei, eh, hai ancora infatti ma no ti chiedo guarda, mi hai dato l'assist ti chiedo cosa ne pensi di questi big che invece a un certo punto proprio devono niente bisogna rallentare un attimo vedi Angelina Mango adesso vedi San Giovanni è stato uno dei primi forse a aprire giustamente quel tema insomma sono temi davvero complicati io credo che sia importante avere questi tipi di rappresentazioni infatti ehm, sono rimasto molto colpito dal fatto che San Giovanni appunto si sia esposto in così in modo chiaro e nitido senza dover tanto girarci intorno diciamo nonostante appunto sia uno degli artisti più ascoltati in Italia quindi sono contento credo ci sia bisogno di persone in alto ehm, che in qualche modo portino un po' Eh, la bandiera alta della, su, riguardo parlare di temi riguardo la salute mentale, eh, riguardo a quanto sia difficile essere artisti nel 2025 in Italia e, e che non è tutto rose e fiori, non, non ci sono solamente eh, top ten e classifiche, ma c'è ci cioè, anche tanto dolore in realtà dietro, quindi eh, non è facile. Anche perché poi appunto questo è un lavoro dove ovviamente le emozioni poi devono... poi, e in quindi. più le emozioni devono poter uscire, se no... Eh sì. non lo scrivo io le canzoni che tanto vabbè è uguale. Cioè, sì, diciamo punto. che non c'è una, secondo me una preparazione proprio, cioè nessuno ti insegna come gestire l'emotività in qualche modo, proprio in generale, cioè siamo programmati affinché questa cosa non eh sì. non, non, diciamo, non venga... Eh, sì, sì, non siamo abituati, non siamo, sì. proprio, non siamo allenati e programmati nel... Nel gestire le emozioni, gestire le emozioni nella... nel, nel farle uscire senza, senza che questo diventi un dramma, esatto, senza un, giudizio, senza, senza un giudizio, in qualche modo, per cui è molto difficile dover filtrare sempre quello che senti, ma renderlo allo stesso tempo anche commerciale e vendibile per le altre persone, dovrebbe esserci un, una preparazione. Itan, siamo arrivati alla fine, allora dacci le coordinate invece per poterti seguire. E allora Sui social Ethan Lara E-T-H-A-N Lara Con Ethan due A in fondo Però okay. non ce ne dovrebbero essere Troppi a okay. Milano Quindi dovrebbe uscire bene. subito E su Spotify Apple Music Tutte le piattaforme Ethan, Ethan. Tanti pezzi che trovate Ci cioè, sono visto Tanti che featuring Con altre persone sì. ho visto, sì, sì, Mi piace tantissimo ormai, sì, sì, ormai, ormai fate, fate cumpa Come si dice Da queste parti sì. Quindi davvero Molto molto interessante Beh allora Noi ci risentiamo E ci dobbiamo rivedere Allora a questo punto Quando esce TB lì. Almeno con dei di e dei mandaca dobbiamo sentire, cioè, questo è poco ma sicuro. Assolutamente. E poi, vabbè, a gennaio ci rivediamo con il progetto nuovo. Fremme, molto piacere. Dai, grazie. Grazie mille a Ethan, seguitelo Ciao, sui social. Noi adesso non possiamo che dire una sola cosa: sigla! 8 e 54 minuti di oggi, giovedì 7 novembre. Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Good Morning Milano. Se volete approfondire tutto quello che è successo questa mattina, beh, c'è un sito internet goodmorning.milano.it, è il nostro sito, su cui potete ritrovare tutte le interviste, tutti i pezzi delle nostre rubriche, anche ovviamente il link a Spotify ed Apple Podcast. E potete anche rivedere e ascoltare tutto quello che è successo nelle scorse puntate. Perché magari io lo dico sempre: no? eh, voi siete quelli che ci ascoltano dalle 7 alle 8, poi entro al lavoro non ho più il polso di quello che succede tra le 8 e le 9, non c'è problema. Goodmorning.milano.it, tutto quello che vi siete perso. Se lo potete ritrovare lì. Dopo di noi alle 9.05, dopo il giornale radio, Ambrogio Curti con Senti questa, la grande musica italiana e internazionale raccontata dalla pronta, capace e farillante voce di Ambrogio Curti, che appunto, come dicevo, vi va a leggere tra le righe del pentagramma e vi dà tutte le storie che ci sono dietro le canzoni, dietro i gruppi, dietro i cantanti. Insomma, tutto questo ben raccontato alle 9.05. Qui su Cristal Radio a Senti Questa da Ambrogio Curti. Le voci che avete sentito questa mattina sono state quelle di Maurizio Mazzetti, Tamara Mallea, Ethan e qui al microfono Fabio Ranfi in regia, Joseph e anche la nostra Ginevra. Grazie mille ancora per averci ascoltato. Ci sentiamo domani mattina qui alle 7. Ciao!